Ed eccoci alla pagina sportiva con la Coppa Italia, cominciata da 2 giorni delle semifinali di andata che vedono protagoniste 4 formazioni, esattamente Juventus e Lazio, Atalanta e poi ovviamente anche la Fiorentina. Nella prima semifinale giocata martedì, la formazione della Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 contro la Lazio, riprendendosi in pratica la rivincita dopo il turno precedente di campionato di una settimana fa. 2-0 il risultato finale con le reti segnate tutte e due nel secondo tempo, prima da Federico Chiesa e poi con un raso terra dal limite dell'area di rigore da Dusan Vlahovic. Il match di ritorno sarà in programma il 23 aprile. Attesa invece questa sera per l'altra semifinale, quella che vedrà di fronte Fiorentina ed Atalanta. Entrambe arrivano da momenti complicati in campionato. La Fiorentina che ha perso ad opera del Milan per 2-1, invece l'Atalanta aveva vinto al Maradona contro il Napoli per 3-0. Ci sono dunque tutti i motivi di interesse per una sfida, quella del Franchi, che potrebbe presentarsi davvero ricca di grandi emozioni. Ricordiamo che il match di ritorno di questa sfida sarà in programma tra 2 settimane, il 24 aprile.